Marcello Gervasi, presidente dell'ente turistico Valposchiavo, in futuro Valposchiavo Turismo. Che cosa cambia concretamente? Dunque, cambia quasi tutto, perché cambia la struttura dell'associazione, cambiano gli statuti, cambia il mandato di prestazione che abbiamo col Comune di Brusio e il Comune di Poschiavo. Naturalmente sono delle strutture più semplici, più snelle, anche se c'è più gente che è coinvolta. Lei nella sua relazione ha parlato di turismo di nicchia per la Valposchiavo, può riassumere ai lettori del Bernina che cosa pensa e quali sono i punti di forza della Valposchiavo? Che dice turismo di nicchia, dice turismo per un piccolo numero di gente, ma noi abbiamo tutto quello da proporre, una natura perfetta, abbiamo enogastronomia, abbiamo i trasporti che funzionano, abbiamo una cultura sviluppata, persino lo sport esiste qui in valle e naturalmente forse una delle nostre forze sono i poschiavini, i valposchiavini, gente gentile, aperta, accogliente e dobbiamo sviluppare ancora di più questo settore. Caspar Ovalt, direttore dell'ente turistico Valposchiavo. Allora, la nuova associazione Valposchiavo Turismo avrà più mezzi a disposizione. Dove ritiene che dovremo investire in maniera più forte? Ma è chiaro, l'abbiamo sempre detto, che dobbiamo rinforzare i nostri impegni nel marketing ed è stato questo anche un po' il nostro sogno, diciamo che la nuova legge non soltanto mette su un fondamento più stabile i nostri finanziamenti, ma soprattutto anche che ci dà più mezzi e quelli vanno nel marketing, ovvio. La nostra struttura societaria porterà anche delle ristrutturazioni degli uffici o del lavoro del vostro staff. Questo dipende un po' ora di quello che sta decidendo il gruppo strategico, dipende ovviamente anche dal mandato di prestazione che è stato già firmato con i comuni. Penso che soprattutto per quello che riguarda un po' gli uffici alla stazione, lì speriamo anche con la ristrutturazione della stazione, di avere un posto un po' più accogliente. Il successo si misura sui prenotamenti, ci si possono aspettare degli incrementi, difficile dirlo. È sempre difficile dire, è più difficile di prevedere il tempo, direi, i pernottamenti, però il fatto che soprattutto la seconda metà dell'estate ha tirato tanto ci fa sperare che questa tendenza c'è anche nell'anno prossimo.